È un binomio molto forte, un legame molto forte. Due personaggi di età diverse, di estrazioni diverse, ma li accomuna la velocità. Entrambi corrono con tutti i mezzi, le auto in particolare, ma è la velocità. Loro sono i padroni, loro dominano questi mezzi e questo è il fatto che li lega per sempre. Vediamo innanzitutto una parte di storia dell'automobilismo italiano, momenti di storia, ma soprattutto vedere quanto sono stati importanti questi personaggi nel diffondere una disciplina nuova, che erano le corse, che erano le auto, perché poi la gente li chiamava mostri, quando invece erano delle automobili. La Mille Miglia è la più grande corsa al mondo, nata in Italia, che si è sviluppata in Italia. E Tazio Nuvolari è stato un grande protagonista, ha vinto solo due edizioni, ma diciamo che ha fatto di tutto e di più. È stato il primo a superare la media dei 100 km orari nel 1930. È l'uomo che ha veramente dato grandi emozioni e la Mille Miglia è legata alla sua leggenda, alle sue grandi gesta, compreso il famoso sorpasso ai danni di Varzi, che leggende vuole sia stato a fari spenti.